Buongiorno, buona giornata e buon martedì 15 settembre 2020. Siamo alle ore 9:15 minuti primi. Vi dico che oggi, diciamo ieri, ho avuto così un po' più di disponibilità, ma visto che oggi comunque già dal pomeriggio uscirò e praticamente rientrerò la sera, penso che 2 massimo potremmo arrivare a 3 video quest'oggi. E comunque, vabbè, insomma, la mia videoteca è, insomma, è alla grande, no, alla grande, ma non è che è ricca, tanti video. Comunque, veniamo appunto al vero fine di questo video, parlando del Basket Lega A Supercoppa 2020. Quindi, oltre alla vittoria di Brindisi contro Roma, di cui ne avevo parlato anche ieri per 98-62, Trieste-Treviso 62-80, Venezia-Trento 78-75, Sassari-Pesaro, pensate un po', 78-81. Ora vi cito la classifica, però io, per esempio, sul girone di sul girone, vediamo, di Brindisi, ho dei dubbi, non so, poi ho controllato se anche su internet se c'erano gli accoppiamenti delle semifinali, ma non c'è ancora nulla, forse verranno sorteggiati oggi, massimo domani, ma credo oggi. Vabbè, partiamo dal gruppo A con l'Olimpia Milano che ha fatto l'unplay 6 su 6, quindi 12 punti. Seconda Brescia, 3 vinte e 3 perse, 6 punti. Terza Varese, 2 vinte e 4 perse, 4 punti. Cantù, solo 2 punti, 1 vinta e 5 perse. Gruppo B, Virtus Bologna, quasi unplay 5 vinte e 1 persa. Reggiane, Virtus Bologna, 3 vinte e 3 perse, 6 punti. Cremona, 2 punti, 1 vinte e 5 perse. Gruppo C, Venezia, prima con 4 vinte e 2 perse, 8 punti. Seconda, Treviso e Trieste, con 3 vinte e 3 perse, 6 punti. Trento, fanalino di coda, con 4 punti, 2 vinte e 4 perse. Oh. Ora, il mio nodo, che non lo so, forse qui mi danno Sassari prima per vittoria agli scontri diretti, credo, Comunque mi danno Sassari prima con 8 punti, 4 vinte e 2 perse. Stessa cosa per Brindisi seconda e Pesaro terza, Roma a 0, quarta con 0 vinte e 6 perse. Quindi, se gli accoppiamenti sono questi, ovviamente le semifinaliste sono Milano, Bologna, Venezia e Sassari. Quindi, diciamo che comunque il sud è coperto con Sassari. E certo, non siamo all'epoca di Meo Sacchetti, anche se però a Sassari c'è Pozzecco e insomma, nonostante la sua stravaganza ogni tanto, però, che dire, aspetto gli accoppiamenti così da magari o tramite video o tramite social da dare comunicazione. Il prossimo video, vi dico già, ve lo avevo anticipato ieri, sarà sull'Europa League e le partite che si svolgeranno già a partire da domani. Domani mi sa già 3 partite, il resto giovedì. Quindi, una volta che carico questo video, spazio all'Europa League e poi credo mi avevo iniziato comunque a seguire la puntata 1 della nuova rubrica del Bardo Michele Posa, tutto a caso, che fa su Twitch ma poi mette anche su YouTube. Quindi se vi va, certo, se la seguiamo è meglio, anche perché
Il caro bardo insolitamente viene accompagnato da una figura femminile, insomma, il nostro caro Michele Bosa, sappiamo un po', magari, no, più solitario, però, insomma. Certo, è ovvio, a quel punto deve pagare lui la cena alla signorina, e vabbè. Beh, allora, noi ci salutiamo. Ci vediamo quando carica questo video, massimo che posso di tra un quarto d'ora, 20 minuti e niente. Ci becchiamo alla prossima. Non so se per il terzo video, vediamo un po' e non vi so dire, vediamo. Al massimo che mi può venire in mente. Però magari non ora, tipo intorno all'ora di pranzo, un accenno sulla card momentanea di Clash of Champions, il pay per view del 27 settembre della WWE. Facciamo così, va. Grazie a tutti, alla prossima, ciao.